Ben ritornati nel mio canale, ragazzi, ben ritornati. Oggi siamo qua con un nuovo episodio, per la precisione il sesto episodio. Io sempre munito di queste cuffie da panico, da schifiterio totale, super vecchie, dell'Ive, non so se hanno 20 anni, e giuste giuste proprio per sentire l'audio del gioco, anche perché sono collegate direttamente al televisore. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati ieri, esattamente nel reparto sartoria di questo posto appena ristrutturato. E andiamo a vedere se troviamo qualcosa, andiamo a vedere se troviamo qualcosa, ragazzi. Cerchiamo se c'è qualche pila abbandonata. Direi di no, non c'è assolutamente niente. Noi sempre muniti della nostra torcetta della telecamera. Andiamo alla ricerca dei segreti di questa società che è la Markov, che praticamente ha sperimentato delle cavie umane, quindi sono creati dei mostri che ci sono sempre attaccati al culo e non riusciamo assolutamente a stregarceli. Qui intanto abbiamo una discoteca dietro l'angolo. Oh, ma che cazzo è? Porca puttana. Ma che schifo. Ma cos'è? Ma che schifo è? Ma dai, ma che roba. Cioè, pensavo di aver raggiunto l'apice, ragazzi, con sto gioco. Ma ogni volta che vado avanti mi riesce a meravigliare. Mi stupisco ogni volta che lo vedo. Ben ben. Che roba. Guardate qua in tutto il suo splendore, lo sposo e la sposa, ragazzi, eccoli qua. Questo è perfetto proprio per i deboli di stomaco. Se avete appena finito di mangiare, ragazzi, mi raccomando di non perdervi assolutamente questa scena. Ok, lascio lì, andiamo avanti. Che schifo, ragazzi, ma cioè, ma vi rendete conto di che livello di pazzia sono riusciti ad arrivare? I fenomeni che hanno programmato questo gioco, perché veramente sono. Che cazzo è quello là? Ho visto qualcosa, ragazzi, passare da là, però non ho fatto in tempo a vedere cosa, è quello che mi preoccupa. Dicevo, ragazzi, questi qua dei programmatori sono dei grandi, perché arrivare a creare delle robe del genere, avere una fantasia inimmaginabile, cioè. Assolutamente questo gioco è incredibile, ogni volta che vado avanti mi meraviglia sempre. Davvero bello, cioè i soldi veramente spesi meglio della storia dei soldi spesi. Cambiamo la pila perché non mi è piaciuto per niente a me quella scena lì che c'è della gente che comincia a girarmi intorno, ragazzi, si comincia già a panicare. Cominciate già a stringere i denti perché sicuramente ci sarà da scattare, visto che fino adesso l'abbiamo fatto poco. Andiamo avanti, va, andiamo avanti. Permesso? Ciao, ragazzi, c'ho il pelo dritto, ho la pelle d'oca, chiamatela come volete voi. Tenetemi compagnia, ragazzi, non tornate indietro, non andate avanti col video, seguitemi in questo punto qua perché ho bisogno del vostro sostegno. Non so se ce la posso fare, non so cosa mi sta aspettando qua vicino. Per il momento non c'è niente, sicuramente ci sarà qualcosa all'ultimo secondo o da dietro o di fianco o da sotto che ci prende i piedi che sicuramente ci farà scattare dalla seggiola. Al momento non vedo niente, anzi mi sembra anche un vicolo cieco. Dai, cosa c'è qui da fare? Dobbiamo andare di qua? Culo, bastardo! Porca puttana! Ma affanculo, stronzone! No, non mi hai spaventato, no, per niente, guarda! Fanculo! Dove cazzo è che sta parlando adesso sto qua? Dove sei? Non ti vedo! Sto facendo fuori delle pile di con questa cazzo di luce che non si vede niente.
Cos'è? No, veramente, io non ce la posso mica fare, ragazzi. Dove cazzo dobbiamo andare qua? Fatemi vedere, facciamo un giro insieme. Cambiamo la pila subito. Chi è sto qua? Chi è? Merda. Ma andiamo via subito. Dove è andato? Cazzo. Cazzo. Cioè non voglio mica fare la figa, la figa. Ma voglio mica fare la fine di quei due che c'hai là sul letto, sai, ragazzo? Perché io adesso me la do stra gambe. E bisogna che corri veloce perché... Che lui si confronta un bluff appena parto. Dai, spostati! Vai via da lì! Cazzo è! Merda, dove cazzo è andato sto qua adesso? No, ma io qui salto come un ornitorinco in calore. Merda. Vai via, vai via, vai via, vai via, vai via. Ecco, lo sapevo che mi vedevo. Ma no, chiuso dentro! Ma cosa fa? È impazzito, chiudi! Vai via subito da qua! Bastardo! Madonna, ma cosa fa sto il mio personaggio? Anziché chiuderlo dentro lui, ci chiudiamo insieme! Vai piano! Apri la porta, ok, così ti voglio, chiudila anche, bravissimo, e avanti che c'è posto, guardate qui, c'è veramente la sposa, lo sposo, c'è questo qui, oh. Chiudi, chiudi, va là, e qui c'è da fare un collasso cardiaco. Allora, questo qui era qua che mi parlava. Madonna. Mamma, ripetere. Ti sposerei? No, no, ma io chiudo, non mi interessa mica. Fai quello che vuoi, basta che non mi viene a rompere i maroni, giusto ragazzi? Che non venga qui, spegni sta luce che mi acceca, che non ci venga qui a rompere le palle. Che noi abbiamo una missione da compiere e... Esattamente... far sapere al mondo che cosa sta succedendo qua dentro. Sono proprio curioso di sapere se ce la faremo. Apri e chiudi, bravissimo, che bravo ragazzi, questo siamo bravissimi. Andiamo avanti come dei tirannosauri rex. Cambiamo la pila. Che la luce è qui, se non abbiamo la luce siamo rovinati. Una pila di 10 ragazzi, adesso 2 di 10, perfetto. Non sono mai abbastanza queste pilacce. Questo qui ce l'abbiamo sempre qui intorno che ci gira come una mosca. Ci manca solo che si trasformi in una zanzara e ci punge anche. Visto che sono anche abbastanza fastidiose. Eccolo che era qui dalla finestra, l'ho visto io il fenomeno. L'ho visto ragazzi, è lì che ci gira intorno. No. Questa si apre? No, è chiusa, perfetto. Quindi alle spalle in teoria non ci dovrebbe arrivare. A meno che non ci abbia le chiavi. Sto postaccio maledetto, guarda. Dei pazzi. Prima c'era quello là del cannibale, adesso abbiamo questo qua che non so, con i cadaveri li accoppia, li sposa, fa il disastro. Un pazzo, un maniaco sessuale ittico. Io lo so che qui ci sbuca da qualche parte sto bastardo malefico. Intanto qui c'è una cifra di sangue, ragazzi. Documentiamo tutto, che tutti devono sapere che cosa è successo qua dentro. Spruzzi di sangue a volontà. Che schifo. Che schifo. Dai, muoviti a tirare via sto armadio qui dell'IKEA.
apri, via, 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 e chiudi. Ma cosa vuole sto qui? Sì, ciao, non mi butto mica lì sotto. Frankenstein Junior. Aiuto, no! Aia. Ho fatto malissimo. No, ti acceco, bastardo, ti acceco. Ma ci dovevamo buttare giù dalla roba dell'ascensore? Forse era meglio suicidarsi così. Riproviamo. Via. Ma no, basta quella, via, apri sta cazzo di porta e la sposta. Stronzo. Ma merda ragazzi, ma c'è me. Via, apri questa porta. Chiudi la porta. Ora, qui non c'è un cazzo, questo non si apre, c'è il lucchetto. Qui non c'è niente, questo non si apre, abbiamo detto, no, c'è il lucchetto. Andiamo di qua, qui non salto, mi butterò giù. C'è la scala, no. Merda. Sì, ma che sfiga, oh. Ma tutti rotti queste scale maledette. Che male! Siamo anche zoppi! Cazzo! Bastardo! Vieni giù, dai, vieni! Vieni! Ma muori te, stronzo! Porta uno sfiga questi qua, quell'altro là! Dai, che sfiga maledetta! Che sfiga maledetta, ragazzi! Ah, deve venire giù, ho chiamato l'ascensore, ci viene a trovare, perfetto! Questo qui è chiuso. Questo qua è chiuso. Ah, pensavo di essere nello stesso posto di prima, invece no, ragazzi. Prendiamo la pila, che fa sempre comodo. Tre pilozze che vanno sempre bene. Io comunque corro, ragazzi, perché questo qua ci sta. There's no place like home. Questo qui ci sta venendo a trovare, signori e signore. Abbiamo il boccia che ci tiene dietro fino alla morte. Ci vuole talmente bene che ci vuole dare un abbraccio, ma noi non lo vogliamo, anzi, non vedo l'ora di uscire da questo posto. Da, questo qui è azzoppato, quell'altro dell'Outlast del capitolo principale gli tagliano le dita delle mani. Dove cazzo devo andare? Merda. No, dai, non mi dire che qua. Dove devo andare? Non lo so. È lì, cazzo! Dove devo andare? Dimmi che devo andare di qua. Ma non è chiusa. Non lo so. Vai via. La situazione, ragazzi, si fa molto complicata. Ma dove cazzo dobbiamo andare lì? Dai ragazzo, su ragazzi, aiutatemi, vi prego. No, quella lì abbiamo detto che è chiusa, quindi da lì non si può passare. Noi dobbiamo andare di qua. È chiusa, perfetto, l'avevo visto anche prima. Andiamo avanti.
Qui c'è del sangue. Devo vedere sto sangue qua, probabilmente. Qui c'è del sangue, qui c'è del sangue. Salta su di qua? No. Non salta. Cazzo, dove devo andare? Cioè, raga, veramente. Non so dove devo andare. Adesso mi nascondo qua dentro. Dove dovevamo andare? Sì, ma pasto maniaco schizzato. Non ho parole. Adesso ci trova la sposa, ragazzi. Mi dispiace, solo lo sai che diventa un uomo quando vuole conoscere una donna. You know how a man gets what he wants to know. But after the ceremony, Madonna, I made an honest woman of you. I promise. And be a different man. Ma se ti tagli la gola subito, così risolviamo direttamente il problema, no? Io prendo su, vado via, facciamo finta che non ci siamo mai visti. A legacy. To be the father I never had. I'll never let anything happen. Ti do anche la cuffia se vuoi. Merda ragazzi, dove ci sta portando? Ma cosa stai dicendo? Merda. Cioè veramente, guardatela che cazzo. No. Cazzo. Non ti addormentare, no, no! ¡54 miliardi di anni dopo! Che cazzo è quello lì? Cioè, veramente, ragazzi, puntatone oggi, eh! Colpi di scena all'infinito! Porco! Mamma mia, che male, sento male per lui! Questo qua è più schizzato di quell'altro. Adesso si gira di qua, no? Lo so che si gira di qua, lo so che si gira di qua, lo so che si gira di qua adesso. E via uno. Merda. Hold still, all his unsightly hairs. Oh, silky smooth, like a little girl again. Now more delicate bits. Ah, che male. Ale. Madonna, ragazzi. Con la sega circolare, ma sì, sangue! Chissà se è ancora vivo quello lì. Ma più che altro, siamo noi che vorremmo un attimino andare via. Ecco. Ma dai, che roba! You have amazing bone structure. Lasciami andare! Fammi andare via! Bastardo! Cioè, ma lo sa che siamo... maschi? It's not pleasant, I know. But just try to endure. Ma che figli, ma... Passito sto qua. There
won't take long. A few snips of the flesh here and here. Cut away. Che famiglia. Vulgar. A soft place to welcome my son. Madonna ragazzi, che ansia. No, ti prego. Ti prego. Scatta l'interruttore della corrente, scatta l'interruttore della corrente. Lasciai fuori. Mamma. Che culo. Che cazzo era quell'altro là? Ma merda ragazzi. Qui è meglio telare via subito il più velocemente possibile. Via subito. Leggiamo il documento. Ancora tutto intero. Sono qui Elisa. Sono ancora me stesso. Lui mi ha cercato di rendermi la sua sposa, di tagliarmi. Forse mi sbagliavo. Rivelarlo al mondo lo attirerebbe qui. Questo posto non dovrebbe solo morire e marcire. Lo rivelerò al mondo. Se significa diffondere l'infezione, lascia che esso muoia da solo, che marcisca. Cazzo c'è qua? Boh, lì non ci andiamo ragazzi, c'è la pila che lì non fa luce, non ci si vede niente. Di qua cosa c'è? Sono curioso come una scimmia. Almeno se dovevamo morire in un posto, almeno che abbiamo visto tutto quello che c'avevamo intorno. Cazzo c'è qua? Ah, qua non c'è un cazzo. Procediamo ragazzi, scappiamo via da sto schizzato qui, maledetto. No, ce l'abbiamo ancora. Ma è ancora qui! Cazzo, vai via, ti prego. Scappa da sto pazzo psicopatico. Scappa, ti prego. Non voglio neanche vederlo dietro. Scappa, ti prego. Via. Che uso lì? Che cazzo c'è lì? C'è un cazzo, merda! Culo, pazzo schizzato! Scappa, ti prego, vai via, merda, mi sto perdendo! Culo! Dai, che cazzo è? Avevano preso anche delle noci in faccia, l'hanno preso, madonna, e poi alla fine è sempre qui attaccato al culo. Però noi non demordiamo ragazzi, ci riproviamo e scappiamo subito a sto punto, non stiamo neanche a guardare cosa c'è lì, che abbiamo capito che non c'è niente. Tu sei lì, io cosa vuoi che ti dica, io mi metto qua giù. Però lui ci vede perché ci deve correre dietro. Merda. Non lo vedo più! Ma dove era andato? Non c'è neanche più pile, no, non ci posso credere, non c'ho più pile, ragazzi. Dai! Uscita! No, non c'è un cazzo lì! Ma c'è tutto chiuso qui, dove cazzo devo andare? Ah, di qua. Bastardo maledetto. Via, ti prego, scappa. Scappa! Dai che ce la facciamo! Vai, esci! Sì, spaccati le ossa, sì, così, che male. Basta che non finiamo tra le grinfie di quello là. Cazzo. Sei un pazzo maniaco. Documento, ragazzi. Leggiamo il documento, rilassiamoci un attimo. Stato della terapia, le immagini del sogno lucido rimangono nebulose come sempre. Glaskin afferma di avere un quasi costante controllo dei suoi sogni, sebbene non ci sia corrispondenza tra il suo racconto e i suoi cicli.
altamente aritmici. L'attività del motore morfogenico si è stabilizzata a 90 parti per milione. Diagnosi: elevati accumuli bronchiali. Le eruzioni cutanee dovute alla terapia ormonale si sono diradate e infine sparite del tutto dopo aver smesso di utilizzare tubi di lattice. Note sul colloquio: Glaskin rimane un soggetto frustrante, cerca ancora di dirci quello che pensa che noi vogliamo sentire, ed evita scrupolosamente alcuni elementi della verità. La sua infanzia rimane una palese finzione, afferma di essere cresciuto in una famiglia come quella del carissimo Billy, nonostante una traumatica e violenta esperienza sessuale che è di dominio pubblico ed è registrata nel suo referto medico. Quando gli ho mostrato le fotografie che il padre e lo zio avevano scattato, ha risposto con un misto tra riso e rabbia: sono state utilizzate misure contenitive. Rifiuta di discutere delle sue vittime categoricamente in maniera specifica. Quando gli ho mostrato le foto delle donne, non ho voluto ammettere che fossero morte e mutilate. Afferma progressi nel motore morfogenico che non ho ancora raggiunto. Ha detto di poter sentire chiaramente la voce del War Rider solo chiudendo gli occhi. Sta ancora chiaramente cercando di ringraziarsi i dottori. Non faccio speculazioni su ciò che pensa di ottenere in questo modo. Vabbè, andiamo avanti, proseguiamo ragazzi, andiamo a vedere qui che cosa ci aspetta. Basta che andiamo via da quel handicappato lì, non ci abbiamo più pile. Le pile non ne abbiamo più. Grande, una qua trovata, perfetto, la cambiamo subito. Così se ci sono delle altre sorprese, almeno abbiamo un po' di luce, non rimaniamo completamente al buio, che qua in sto gioco essere al buio vuol dire morire. Ci abbiamo tutte le gambe rotte, ragazzi, però riusciamo a camminare lo stesso zoppicando. Questa ti serve una chiave. Perfetto ragazzi, ci fermiamo qui, nel prossimo episodio andremo avanti a cercare questa chiave perduta dimenticata da Dio. Io vi invito sempre a lasciare un like e commento e ci vediamo alla prossima. Bella!